Allo stadio Gianni Romoli di Bastardo stanno scendendo in campo per la gara numero 11 d'eccellenza l'Atletico BMG in tenuta verde-blu e gli ospiti del Ponte Valleceppi in casacca rossa. Dirige la gara il signor Edoardo Biancalana di Orvieto, coadiuvato dagli assistenti Arban Cricu di Foligno e Simone Nicola Marotta di Orvieto. Pronti e via! Si gioca prevalentemente a centrocampo con i due portieri praticamente inoperosi, ma al ventesimo, al primo affondo, l'Atletico BMG va in vantaggio. Svarione difensivo di Cerboni, che serve un pallone al limite a Neziri, che mette a sedere la difesa ospite e depone in fondo al sacco l'1-0. Ventitreesimo, pericolosi gli ospiti, il Ponte Valleceppi con Urbanelli che da dentro l'area calcia, botta sicura e bravo Battistelli che para in due tempi. Al quarantesimo ancora pericoloso il Ponte Valleceppi, questa volta con Ricci che servito in area a tu per tu con Battistelli calcia debolmente, para facilmente. Con questa azione si chiude il primo tempo sul risultato di Atletico BMG 1, Ponte Valleceppi 0. Il secondo tempo inizia sulle false righe del primo tempo, infatti bisogna attendere il sedicesimo per vedere un'azione degna di nota e l'Atletico a rendersi pericoloso in area con Proietti che calibra un pallone per la testa di Angeli, colpisce bene ma para a terra Biscarini. Diciottesimo, ancora pericolosi i locali, questa volta con Magese che entra in area a tu per tu con Biscarini che viene murato. 19esimo, occasionissima Ponte Valleceppi, cross in area per la testa di Procacci, è miracoloso l'intervento di Battistelli che devia. 21esimo, ancora ospiti pericolosi, questa volta è Retini ma il tiro dal limite è parato in due tempi da Battistelli. 48esimo, possibilità di raddoppiare per gli uomini di Farsi ma è bravo Biscarini a murare Lucaloni lanciato a rete. Dal comunale di Bastardo è tutto, Atletico BMG 1, Ponte Valleceppi 0. Sì, ma la squadra, al di là poi degli interpreti di chi va in campo, è chiaro che ormai c'è una sua fisionomia e ripeto, non siamo numerosissimi, però siamo nelle seconde linee, chiamiamole così, siamo comunque una squadra competitiva. Risparmiare le energie in vista dell'andata della semifinale di Coppa Italia e sono veramente felice al di là dei tre punti, ma sono felice perché sono venuti appunto da quei giocatori che fino ad oggi hanno giocato di meno e quindi queste sono grandi soddisfazioni per loro e anche per chi le allena, cioè per me e per il mio staff. Ma io credo che si sia vista una bella partita da parte di tutte e due le squadre, combattuta, lottata, dove noi abbiamo a mio avviso creato più occasioni da gol e al primo errore siamo stati puniti, ma bisogna ripartire dalla prestazione di una squadra che è venuta qua a giocarsela, a lottare su ogni pallone e con la personalità che bisogna continuare ad avere da qui alla fine del campionato.